Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il percorso che i pellegrini fanno quotidianamente che li porta a visitare i vari luoghi dove ha vissuto Padre Pio. In questo luogo è un percorso particolare perché ci sono una serie di nicchie dove è raccontata la vita di Padre Pio nei conventi in cui lui ha soggiornato nella provincia di Sant'Angelo Padre Pio. All'epoca si chiamava Sant'Angelo Foggia. Il convento che ci interessa e di cui oggi vogliamo parlare è questo. Si tratta della Basilica dei Santi Martiri di Venafro. Siamo in Molise, in provincia di Isernia. Qui Padre Pio era sacerdote da poco più di un anno, come racconta la didascalia, e arrivò qui verso la fine di ottobre. Diciamo che arrivò qui dopo la metà di ottobre. Quello che ci colpisce, lui rimase circa 40 giorni in questo convento, ma quello che ci colpisce è che scrive il cronista: non potendo celebrare la Santa Messa perché malato, riceveva la Santa Comunione, che fu il suo unico cibo per circa 21 giorni. Qui si verificavano fatti misteriosi, estasi e vessazioni diaboliche. Io ho tra le mani un libro, si tratta del Dietro le sue orme, è una guida spirituale nei luoghi che hanno visto la presenza e la partecipazione di Padre Pio in questi conventi. In modo particolare Padre Alessandro Dalipa Bottoni, che ne è il curatore, racconta quello che accadde a Venafro. E in effetti lui racconta che quando Padre Pio era a Venafro era stato ordinato sacerdote da un anno circa, perché siamo nel 1911, venne riaccompagnato dallo stesso Padre Benedetto, dal ministro provinciale, nel convento più vicino, perché appunto si raccontava di questa strana malattia, soprattutto perché il dottor Cardarelli l'aveva appena visitato e aveva consigliato e suggerito ai frati, ai superiori della provincia, di riportarlo nel convento più vicino o comunque riportarlo in convento dove doveva continuare gli studi. E in questo convento c'era il padre lettore, che lui già conosceva, aveva già conosciuto Padre Pio, Padre Agostino da San Marco in Lamis. Nel convento di Venafro Padre Agostino è stato fondamentale perché lui, attraverso il suo diario, ha trascritto tutto quello che accadeva a questo giovane frate. Infatti Padre Alessandro Dalipa Bottoni scrive: arrivato a Venafro, in una delle prime sere si sentì molto male, delirava. Nessuno si era accorto dei fenomeni preternaturali, neppure io, scrive proprio Padre Agostino. Credevo stesse male davvero, anzi in pericolo di vita. Corsi nella stanza dove erano altri frati, vidi il padre coricato a letto con un viso agitato che diceva: mandate via quel gatto, mandate via quel gatto, chi si vuole avventare. Io non potrei resistere a quella scena e me ne andai in coro a pregare per Padre Pio, dolendomi per il timore che lui morisse. Dopo più di un quarto d'ora ritornai nella stanza e trovai solo il Padre Pio rasserenato e giulivo. Mi disse, appena mi vide, è andato in coro a pregare e ha fatto bene. Pensava pure al mio elogio funebre, gli racconta Padre Pio a Padre Agostino. C'è tempo, padre lettore. Questo è uno di quegli episodi che si racconta a Venafro, ma avremo modo di tornare in questo convento nelle prossime settimane, perché sarà proprio Padre Agostino che ci racconterà qualcosa di straordinario.